Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con le informazioni di prealpina.it. L'ondata di maltempo è ormai alle spalle, ma nelle strade di Varese restano le buche, buche che possono trasformarsi in vere e proprie trappole per automobili. Ma c'è un modo per chiedere il rimborso in caso di danni. Ci spiega quale Luca Spriano. Buche sull'asfalto insidia per gli automobilisti che spesso provoca danni, arrabbiatura ed esborso economico. La problematica è tornata prepotentemente ad attualità dopo il maltempo degli ultimi giorni. Voragini sull'asfalto, successivi tentativi di rattoppo spesso inutili, situazioni pericolose per gli automobilisti. Come deve procedere chi ha subito danni per ottenere il rimborso? Il comune di Varese consente di denunciare il sinistro compilando un modulo. Occorre scaricare dal sito comunale i fogli denuncia sinistro per veicoli già intestati al comune di Varese, attività amministrazione del patrimonio, ufficio assicurazioni. Il modulo si trova sul sito www.comune.varese.it. Tra i documenti che si devono allegare, oltre alla documentazione fotografica del danno e quella a colori del luogo con panoramica della zona, anche copia del verbale redatto dalle autorità. Importante, dunque, chiamare la polizia locale affinché rilevi ufficialmente l'accaduto. Cambiamo decisamente pagina. Prime condanne oggi nel tribunale di Busto Arsizio per l'inchiesta sul cosiddetto racket dei defunti all'obitorio di Saronno. Massimo Rovati. Prime condanne nel tribunale di Busto Arsizio per il presunto racket di defunti all'obitorio di Saronno. Con rito abbreviato davanti al GUP sono stati condannati cinque operatori delle pompe funebri, pene fino a 2 anni e 5 mesi, coinvolti nell'indagine condotta dai carabinieri. L'inchiesta coinvolse anche tre medici di base che operavano all'interno dello stesso ambulatorio accreditato da SST Valle Olona, che hanno patteggiato con pene tutte sotto i 2 anni e quindi sospese. I restanti 10 imputati, dipendenti dell'ospedale di Saronno, sono stati tutti rinviati a giudizio. Le accuse sono variegate. Agli addetti alle pompe funebri, ad esempio, viene contestato di aver dato mazzette ai dipendenti dell'obitorio per orientare i familiari dei defunti sulla scelta della loro agenzia. E in piena pandemia di avere mostrato le salme ai parenti anche quando queste risultavano positive al Covid-19 in violazione delle norme anticontagio. Le stesse contestazioni vengono mosse ai dipendenti dell'obitorio coinvolti. E restiamo sulla cronaca, ma spostiamoci a Gemogno, dove questa mattina si sono vissuti attimi di paura per un'automobile che ha preso fuoco mentre si trovava in coda al semaforo. Vediamo il servizio del collega Massimiliano Martini. La donna era ferma al semaforo di Gemonio al volante della sua Golf, in attesa che scattasse il verde per ripartire in direzione di Coppio, ma all'improvviso ha sentito un botto, poi ha visto uscire fiamme e fumo dal motore. L'automobilista ha fatto in tempo ad allontanarsi dall'abitacolo e mettersi al sicuro a bordo strada, poi ha chiamato il 112, ma in pochi minuti la vettura è stata divorata dal rogo e quando i vigili del fuoco sono arrivati ormai era distrutta. È successo intorno alle 7:30 di oggi sulla statale 394 all'altezza della chiesa di San Pietro. All'origine dell'incendio probabilmente un guasto elettrico o un difetto del motore, fortunatamente illesa la conducente. Gli altri veicoli al semaforo non sono stati coinvolti nel rogo. A rallentare gli interventi in vigili del fuoco da Laveno, la chiusura del passaggio a livello sulla SP 394 di Racitiglio, unica strada percorribile in questo periodo a causa dei lavori per il sottopasso ferroviario all'ingresso di Laveno. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri per regolare la circolazione. Giornata di visite istituzionali, quella di oggi in provincia di Varese. Cominciamo da quella dell'assessore regionale allo sviluppo economico Guido Guidesi, che ha fatto tappa agli stabilimenti di Leonardo a Vergiate e a Sesto Calende. Vediamo il servizio di Paola Grimaldi. Visita ad una multinazionale che è leader in tutto il mondo e che ha sede nella nostra regione, che offre tante opportunità al distretto, a tantissime aziende lombarde, ma anche opportunità di competenza, di formazione, di occupazione, per cui di carriera a tanti giovani lombardi. Noi siamo molto orgogliosi di averli qua e siamo molto orgogliosi di continuare questa tradizione che diventa collaborazione e che è diventata collaborazione, ma che diventa soprattutto grazie a questa grandissima capacità anticipatoria dei tempi, innovazione, innovazione da poter rappresentare anche a livello lombardo il più possibile, perché è una grande opportunità anche per i giovani ingegneri. E un altro esponente della giunta regionale, l'assessore all'università Alessandro Fermi, è stato invece in visita all'università dell'Insubria. Vediamo il servizio di Nicola Antonello con immagini di agenzia Blitz.
Alcuni studenti stanno studiando il DNA del castagno dell'Aio per capire quanto è forte nel resistere al cambiamento climatico. Oppure ci sono i futuri dentisti che stanno ricostruendo un dente rotto utilizzando un manichino a cui va rifatto il sorriso. E ancora sono stati presentati dei nuovi mega microscopi eventualmente a disposizione di progetti con le aziende. Sono solo alcune delle attività dell'Università dell'Insubria presentate durante la visita di stamattina dell'assessore regionale Alessandro Fermi. Accompagnato dal rettore Angelo Tagliabue, Fermi ha annunciato tra l'altro investimenti per creare altri 20.000 nuovi alloggi per studenti universitari e 50 milioni di euro per l'innovazione dei laboratori di ricerca. E andiamo adesso a Legnano, dove si prepara il palio al campo sportivo lavori in corso per preparare la pista ippica. Vediamo il punto della situazione nel servizio del collega Luigi Crespi con immagini di Walter Todaro di Publifoto. Con un giorno di ritardo dovuto alle piogge abbondanti cadute nelle giornate di Pasqua, questa mattina allo stadio Mare di via Pisacane sono iniziati i lavori per l'allestimento dell'anello di sabbia dove cavalli e fantini si sfideranno per le corse di addestramento e per il palio 2024. Le ruspe hanno cominciato a movimentare la sabbia che era stata depositata nei magazzini. Tracciato l'ovale sull'erba, gli operai hanno poi cominciato a spalmare il fondo secondo un progetto che ormai è stato ampiamente collaudato. Contestualmente sono iniziati i lavori per il montaggio dello steccato. Quest'anno un'attenzione particolare sarà dedicata alla zona della mossa, che è stata ridisegnata nel tentativo di ridurre gli spazi di manovra dei fantini e quindi di accorciare l'attesa della partenza. La prima corsa di addestramento è in programma per domenica 14, la seconda per domenica 28. Il Collegio dei Capitani si è anche tenuto una giornata di riserva domenica 5 maggio. Poi cavalli e fantini torneranno al mare per le prove libere, per la provaccia di venerdì 24 maggio, infine per il palio che si correrà domenica 26. E a questo tema sarà dedicato ampio spazio sul giornale in edicola domani, insieme a molto altro. Sentiamo qualche anticipazione dal collega Massimiliano Martini. Buonasera, ancora allarme furti in provincia di Varese. Sul giornale in edicola domani l'esasperazione dei residenti di Bobbiate che ora si organizzano per evitare le nuove incursioni dei ladri. A Busto Arsizio cordoglio per la scomparsa di Paolo Caccia, storico esponente della Democrazia Cristiana, consigliere regionale e deputato per 15 anni consecutivi. Ampio spazio allo sport con i Mastini sconfitti ieri sera a Pergine e che domani sera in casa cercheranno di conquistare gara 3 della finale del campionato di Italian Hockey League. Nel basket, Varese impegnata a Istanbul nelle semifinali di FIBA Europe Cup. Sul nostro sito subito il risultato, sul giornale di domani un ampio approfondimento. In edicola domani Compre Alpina anche il nostro magazine Oltre. Tra i tanti approfondimenti, il rebounding, sempre più in voga per rimettersi in forma, il progetto di cittadinanza attiva Fatti per capire e poi tanti appuntamenti per il fine settimana. E infine lo sport, calcio, bene, la Solbiatese, niente da fare per la Varesina. Sentiamo com'è andata nel servizio di Guido Ferraro con le immagini di Domenico Ghiotto relative alla partita fra Varesina e Palazzolo. Nel pomeriggio di oggi si sono disputate due partite di fondamentale importanza. Allo stadio Chinetti di Solbiate Arno, nella semifinale di ritorno della Coppa Italia di Eccellenza, la Solbiatese si è imposta 1-0 con un rigore del capitano Scapinello al decimo della ripresa sugli umbri dell'Atletico BMG. Per i nerazzurri si tratta del secondo successo dopo aver vinto 2-1 all'andata e la meritata finale conquistata contro i siciliani del Paternò che si sono imposti 2-0 sugli abruzzesi del Città di Teramo che avevano vinto 2-1 la gara di andata. Finale che si disputerà mercoledì 17 marzo allo stadio Bruno Buozzi di Firenze. La squadra che alzerà il trofeo tricolore, oltre alla conquista della Coppa Italia, salirà in Serie D conquistando la meritata promozione nella massima categoria dei dilettanti. Serie D dove invece la Varesina ha mancato il successo, o meglio è stata sconfitta in casa 3-0 nello scontro al vertice con la Pro Palazzolo. Bresciani a segno con Gualandis dopo 4 minuti, il raddoppio di Boschetti all'ottavo, il tris di Cuel alla mezz'ora. Pro Palazzolo che aggancia in vetta il Piacenza, mentre per la Varesina a questo punto diventa fondamentale tornare al successo dopo aver perso tre delle ultime quattro gare in campionato e salvare almeno i play-off. Bene, questa era l'ultima notizia. L'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna come sempre domani alle 19. Una buona serata.